30 anni fa, tu hai voluto scommettere sul tuo territorio per, mettendo insieme un gruppo di giovani di Tiriolo e dintorni per andare a spegnere gli incendi in tutta la Calabria. Perché? No, in tutta la Calabria no, molto più modestamente nella provincia di Catanzaro, perché era l'emergenza che in quel momento stava distruggendo il nostro territorio e che ha continuato a distruggerlo. Quindi bisognava dare una risposta che non poteva essere solo istituzionale, perché le istituzioni intanto su questo settore funzionano 3 mesi l'anno. E poi perché nella Calabria c'era spazio anche per i privati, per chi voleva difendere con amore il proprio territorio dalla distruzione a cui era sottoposto, a cui è ancora sottoposto. Continui a essere il grande animatore, il grande coordinatore di questa associazione che ha un nome curioso, i Diavoli Rossi, nulla a che fare con il malefico, ma no, che ha a che fare... Eh no, diavoli, perché giustamente il fuoco non lo possono affrontare se non persone, come si dice, preparate a questa cosa. Rossi perché è il colore dell'emergenza, e poi perché era un nome che ci hanno affibbiato gli abitanti del posto, vedendo il nostro attivismo, la nostra disponibilità, il nostro essere in ogni emergenza, in ogni... Quanti ragazzi saranno passati da questa associazione che hanno fatto tanta strada, e quanta soddisfazione in te che ti fa dire beh, in effetti bisognava farlo questo? Sì, bisognava farlo, perché intanto crei anche cultura, crei anche responsabilità di giovani, e ne sono passati centinaia, una cinquantina ce l'abbiamo. Magari qualcuno è anche meno giovane, è cresciuto. Altri ancora si stanno avvicinando, perché la cosa appassiona sempre, ti richiama al senso del dovere, sì, ma anche al senso dell'avventura della vita, della disponibilità, della generosità che è tipica dei giovani. Quindi quest'anno noi l'anno prossimo facciamo il trentennale, a buon diritto. Ci sono quelli che allora avevano 20 anni, ma ci sono anche ragazzi che oggi ne hanno 18. Anzi, ti dirò di più, guarda, quest'anno abbiamo aperto anche al settore assistenziale sanitario. Abbiamo già reperito un'ambulanza e stiamo specializzando adesso le persone per offrire un servizio gratuito, completamente gratuito, a tutta la collettività. Da dove prenderemo i soldi non lo so, però l'importante è avere voglia di solidarietà, quindi di fare per chi ha momenti particolari della loro vita ha bisogno. E perché poi... Io ritengo sempre che per fare bene il bene bisogna prepararsi, altrimenti si rischia anche di fare male, e questo è un settore dove si può rischiare addirittura la vita, quindi i ragazzi devono essere preparati, responsabili, e per forza un po' di autodisciplina ci vuole.